Wahey Gooch, ben ritrovati dal vostro Android41 su Yo-Kai Watch Nuzlocke. Comincia un nuovo capitolo e c'è sempre Nate a dormire. Cos'è, sta ancora mezzo addormentato? Ti sei svegliato presto oggi, Nate? Sì, ho promesso a Pierre che oggi ci saremmo visti. Questo che capitolo è? Mica mi ricordo. Vai a casa sua? Sì, ha un nuovo gioco che vuole farmelo vedere. Wow, che emozione, non posso crederci, la casa di Pierre. Voglio proprio sapere che tipo di casa è, di che colore è, cosa c'è dentro. Ah, sì, questo è il capitolo del museo, dobbiamo andare da Fantasmurai quindi. Però avrei intenzione, se si può fare, perché non ricordo di preciso, questa, a dire il vero, è la seconda volta che gioco a Yo-Kai Watch. Per intero. La seconda volta ci ho giocato solo per fino al capitolo di Vela Nera, per recuperare quello che non avevo registrato, che mi si era cancellato per sbaglio il video. La ricerca di Pierre. Dovremmo andare al museo, quindi, e combattere contro Fantasmurai. Quindi siamo già praticamente un bel po' avanti nella storia, non ci manca neanche tanto. Però, prima di andare a casa di Pierre, io andrei a vedere se... Mio Dio, cos'è un sole... Un sole cocente. In giornate dove c'è il bel tempo, ma potente proprio come questo, ci sono degli eventi particolari. Più che altro la notte, se il cielo è limpido, ci può essere il venditore di udon, ma è molto raro. Ad ogni modo, se si può potenziare lo Yo-Kai Watch a rango B, io sono più che contento di farlo. Almeno salgo subito di livello, non aspetto che me lo chieda la missione, che me lo richieda un varcologio di potenziarmi a rango B. Posso farlo, quindi facciamo molto velocemente. Accetto, accetto. Ok, come sempre, Tenguleggon a cantiere di Valdoro Centro. Tenguleggon, più corretto. Shattandato, stretto shopping di Via dei Fiori. Gelo, nel tunnel abbandonato. Il tunnel abbandonato? Oh mio Dio! Qual era quello dove è Monte Selvoscura? Miseria, non me lo ricordo. A parte che posso sempre aprire la mappa e cercarli. E allora andiamo prima qua a Viale dei Fiori. Shattandato dovrebbe stare qui allora. Vediamo un po'. Sì, eccolo qua. Parliamoci. Chi sei? Sei qui per prendermi in giro perché sono così sciatto e trasandato? Allora adesso lo diventerai anche tu. Ma io volevo veramente solo combatterti perché Bella Vista mi ha obbligato, se no io ti lascerei qui a farti fare i tuoi affari. Sporchi o meno che siano. Fai come ti pare, eh. Però già mi ha incantato Neko-chan, insomma. Potevi anche evitare, eh. Resistentini devo ammettere, eh? Senza che sto a purificare Neko-chan, perché tanto si è visto. Potevo anche farcela se non mandavo avanti veloce, ma va bene anche così, dai. Volevo solo sbrigarmi a fare la missione. Amuleto runico che potrebbe rivelarsi utile in qualche maniera. Dai che ti prendo, dai che ti prendo. Eccola qua. Si sta sempre. Scappa sempre questa. Ogni volta se ne va. Ad ogni modo, l'altro posto da visitare è il cantiere. E ci andiamo di corsa e di carriera. Eccoci qua, andiamo ad affrontare Tenguleggon. Cantiere di Valdoro, sì. Ma dove? Ah, di là, ok. Eccoci qua, questo è Tenguleggon. Sì, credi che sia qui per intrattenerti? Ah, se proprio voglio combattere mi dispiace per te. Per te, perché lui è milanese. L'ultima tappa è il tunnel abbandonato. Monte Selvoscura, stiamo arrivando. Whisper mi ha fatto notare che c'è uno yokai qua vicino. Sì, in effetti quei tre gatti lì
Non è che stavano irretiti per nulla, però per cos'era questo? Non so, c'era, forse era per una missione, ma non mi ricordo io. Ah, sì, il vecchietto del tempio, che praticamente qualcuno rubava tutto quanto il cibo ai gatti che il vecchietto dava. Sì, ora ricordo. Beh, ok. Va bene uguale. Ok, vediamo un po' un attimo qui. Voglio che c'è da affrontare. Quanti ricordi questo tunnel abbandonato? Ok, sì, sì. Un carro da miniera abbandonato. Sì, praticamente qui, a differenza di Yo-Kai Watch 2, dobbiamo trovare tutti quanti i pezzi che servono a riparare il carrello. Ecco lo switch che ci fa cambiare il percorso dei binari. Eccolo qua. Cosa, chi sei tu? Siete qui per scoprire il nostro segreto, non è così? A nessuno è detto saperlo, fuori dai piedi! Perché? Vedi, il gioco ti incita a cercare appunto ciò che serve per rimettere in sesto la carrozza che trovi all'entrata. O meglio, all'entrata della grotta. Della grotta, non del tunnel. Però, insomma, se non sai cosa fare, ci perdi tempo. Io ci ho perso un paio di ore e poi ho lasciato perdere perché proprio non lo trovavo. Ho detto, guarda, lasciamo stare che è meglio, mi ci sto solo arrovellando il cervello e non ci sto capendo nulla. Questo è Gelo, perché chiamarlo Gelo era troppo palese dopo, no? Perché invece Serena, anche Gelo è stato sconfitto. Molto facile, devo ammettere. Allora, io ho raccolto 3 monete, ora. Io andrei a farla adesso, la slot Kai, tanto per non fare avanti e indietro, tanto l'orologio oramai è bello e che aggiornato, tanto vale farlo ora. Io voglio trovare uno yokai della tribù oscura, però anche una tribù tosta, adesso perché, tanti bei yokai della tribù oscura. Ah, andiamo con l'oscura, dai, so già che me ne pentirò. E infatti, bambola di bronzo sprecata. Signor Bellavista, ce l'ho fatta. Grazie per il suo rango B. Bene. Posso già fare la sfida per il rango A. Beh, intanto la apro. Benkei, accedi al canale sotterraneo. Il secondo è l'Eosismo. Entrata canale sotterraneo. E Gradion, ok. Lungo il fiume a Col di Brezza. Beh, a Col di Brezza ci vado subito, ora ci vado. Ed infatti il primo, eccolo qua, va. Chi sei tu? Pensi di potermi sconfiggere? Non credo proprio, io non mi muovo. Se tu che te devi andare. Parla così perché... Oh. Spero di non sbagliarmi. Se il canale sotterraneo di Valdor è questo. Eccoci qua, entriamo. Dovrebbe essere qui. Sì, e infatti è qui. Lei è l'Eosismo, grazie. Chi sei? Come si mette i piedi nel mio territorio senza chiedere? Subito infuocato lui. E anche questa dovrebbe essere fatta, sì. Bene, ora è rimasto solo un altro, ma non mi ricordo da dove si entra. Anche perché la missione non ce lo dice, ci dice solo il posto, ma non ci dice il punto. Oh, perfetto. Grande, pensavo di dover fare tutta quanta un'altra strada, meno male. Si apre. Salve Benkei, pensi di potermi battere? Certo, sono qui apposta. Fammi ricaricare Padre Solo, che poverino, ha preso un sacco di botte, ci ha preso.
Se vanno anche giù questi due è fatta e possiamo dichiarare concluso il rango A e usare un'altra moneta, stavolta la moneta tosta. Ma quanto è resistente sto catachiombo qua? E allora, dai! Sperando che però stavolta dalla moneta della tribù tosta esca qualcosa di utile, quantomeno. Ah, ma tu guarda un po' dove stava. E sfera grande, grande. Purtroppo il rango S non lo posso fare perché è una cosa che si può fare solo una volta finita la storia. Ma direi di andare a vedere cosa ci riserva la slot Kai con la moneta arancione. Tribù tosta. Davvero? Mi arrendo.